ha generato un universo pieno di imperfezione, miseria e peccato. Tra gli studiosi di inferno e paradiso, questa domanda è conosciuta con il nome di Enigma del Dolore. Se il peccato è parte del disegno divino, non è per definizione divino anch'esso? Una domanda per i più saggi, anche se uno dei gruppi più indomiti non sembra intenzionato a lasciar perdere. In Nephilim, progenie angelica e infernale, guerrieri inarrestabili, sangue corrotto, finché non furono traditi da quattro loro simili. Guerra, morte, furia e conflitto. I quattro cavalieri dell'Apocalisse. Un potere inconcepibile era stato donato ai traditori da coloro che avevano giurato di mantenere la simmetria tra ordine e caos. L'Arsu Consiglio, che per mantenere l'equilibrio ha condannato il Nephilim Guerra, suggellando in questo modo il cosiddetto nuovo patto. Guerra! Portatore del fuoco che consuma il mondo, titano araldo del dolore. Morte, oscura anima dell'eternità, sei il decadimento più profondo. Sei il contrario della vita. Conflitto, eterno spirito irrequieto. Sei ciò che si agita nel cuore di tutto quello che vive e che respira. E infine, furia! Mossa dalla rabbia più pura, tu sei il motore! Dobbiamo sprecare il nostro tempo con questi cerimoniali o combattiamo? Andi avanti e fatti riconoscere, cavaliere! Sei la più impaziente della tua stirpe e la meno prevedibile. Danzi al confine della tua stessa realtà. I tuoi fratelli sono consapevoli della propria missione. Tu, invece... Parlate ancora? Devo chiedere a Morte di portarci un tè o possiamo andare avanti? Furia, il tuo ruolo in questa storia deve essere ancora scritto. Mi chiedo, sarai la fiamma della nuova creazione o sopirai del tutto il fuoco della rinascita? Sogni più emozionanti della realtà. Se avessi saputo che questo nuovo patto sarebbe stato così divertente, avrei chiesto a Guerra di decapitarmi subito. È possibile morire di noia? Distruzione. Ti annoi come me o sei solo pigro? Se non ti amassi così tanto, ti ucciderei solo per passare il tempo. La chiamata? Finalmente. Ah, ti prego, fa che si tratti di un pianeta abitato da demoni da spazzare via! O due... Guerra. Ma quale patetico destino ti sei costruito, fratello? Tieni a freno la lingua. Sarò anche la meno favorita tra i cavalieri, ma la mia lingua non mi ha mai fatto incatenare a una roccia come un cane al guinzaglio. Furia, avvicinati. Immagino ci sia qualche rogna da risolvere, giusto? Anche se scherzi, dici il vero. Guerra ha infranto il suo giuramento verso il Consiglio e distrutto il settimo sigillo. L'Apocalisse? Perché mai? Non lo sappiamo, non ancora. Mentre parliamo, la Terra si trova tra l'incudine dell'inferno e il martello del paradiso. Così i cavalieri devono tornare in sella?
No. Intanto l'Arso Consiglio sta cercando di capire perché Guerra, il traditore, abbia commesso tale efferatezza. C'è una questione che richiede particolare attenzione. Dovevate chiamare Conflitto. È lui quello delicato. I 7 peccati capitali sono stati liberati. Da chi non ci è dato saperlo. Ma ora camminano sulla terra, non più in catene. L'equilibrio tra ordine e caos è già in pericolo. I 7 non possono essere lasciati liberi di agire. Guerra è in catene, Morte è scomparso, Conflitto è impegnato. L'ultima volta che li avete combattuti eravate in 4. Posso occuparmene anche da sola. Ma una volta che avrò finito, esigo che mi venga assegnata alla guida dei cavalieri. Se intende giurarci fedeltà in cambio di un titolo, così sia. Ma non osare mai più avanzare richieste, cavaliere. E ora, vattene. Salve, Furia. Devo ammetterlo, è un caso fortuito. Una sentinella! Mettete in dubbio la mia lealtà! Ti prego, non prendertela. Sono una tua grande ammiratrice. Più che un'ammiratrice, una vera fan. Tu sei il cavaliere, l'unica che conti qualcosa. Basta! Ti permetterò di accompagnarmi. Solo non starmi tra i piedi. Sarò come un'ombra. Veloce, silenziosa. Più silenziosa. Cerca il luogo chiamato Aven. Lì avrà inizio la tua ricerca dei 7 peccati. Furia, aspetta. Io... Qualunque cosa ci sia stata tra di noi, ascolta il tuo cuore. Non puoi credere che sia davvero colpevole di tali crimini. C'è qualcosa che non va nell'universo. Sta attenta, Furia! Ci sono forze in atto contro di noi! Ascolta le mie parole! Siamo vicini a uno dei 7. Lo sento. Spero non sia invidia. È davvero temibile. Let's go!
Aven, un rifugio. Per cosa? Parassiti? Umani, mia signora. Adorabili. Costruiscono una casa di paglia durante l'Apocalisse. Dove andiamo adesso, sentinella? Io non conosco altro che gli ordini del consiglio, mia signora. La ricerca dei sette inizia qui. Invidia. Mio! Gli umani! Aven! Tutto quanto è mio! Scappa, cavaliere! O sarai mia anche tu! Sono in missione. Ah! Proteggi gli umani? Credono di essere i prediletti della creazione, ma non sono altro che scimmie che strisciano nel fango. Sei una tipa rancorosa. Prenderò tutto ciò che hanno, e quando non rimarrà loro più nulla, saranno i miei giocattoli finché non li avrò rotti. Non puoi fermarmi! Oh, non è una mia scelta. L'umanità è ampiamente sopravvalutata. Non sono qui per loro, sono qui per te. No! Non vorrei essere pedante, ma non dovevi catturarla, Invidia. L'ho fatto. Guarda.
Questo talismano è un ricettacolo. Invidia lo usava per conservare l'energia degli altri sette. Sarà una prigione idonea per gli altri quando la loro forma fisica sarà distrutta. Se mi è concesso, si avverte una specie di ronzio provenire dal talismano. Quel bagliore... Indica che ci troviamo vicino a uno dei sette, lo so. Molto saggia. Sei davvero come diceva il consiglio, mia signora. Comincio ad apprezzare il suono della tua voce, sentinella. Non farei il mio dovere se ti dicessi che anche usando il talismano rintracciare gli altri peccati capitali non sarà facile. Trovare invidia è stato facile. Quello è stato un dono. Un dono che non credo proprio si ripeterà. Invidia finora è stata la più debole dei sette peccati capitali. Hai altro da aggiungere? Solo ciò che immagino tu sappia già. Gli eserciti di Inferno e Paradiso si sono spartiti il mondo degli umani in diverse aree di influenza. Guardati attorno. Lo sconvolgimento a cui abbiamo assistito non è che la personificazione del conflitto tra ordine e caos. Ti sei prefissata un compito non invidiabile, date le circostanze. È questo che mi diverte. Gli altri peccati si stanno nascondendo in questo mondo devastato. Colpiscono sia angeli che demoni. Loro ricerca del potere. Mi basterà seguire la scia della loro impudenza per trovarli. Forse, ma ti servirà aiuto. Prenderò ciò che mi serve, sentinella. Thank you.
Forse ci sono degli umani sopravvissuti. Quell'albero. Impressionante. Ma sbaglio o è totalmente fuori posto? È uno degli alberi dei creatori. È probabile che troveremo rifugio qui. Facendo un po' troppo rumore. Disse il demone che ha svelato il proprio agguato. Non era mia intenzione combattere, cavaliere! Che dico nei feroci non creature che la mia pazienza! Molto bene! La guerra è un affare troppo rischioso per me, cavaliere. Mi chiamo Vulcarin e sono qui nel nome del più sfrenato capitalismo. Sono il mercante dei dannati, un commerciante che traffica in anime per profitto personale. Anche di fronte all'apocalisse bisogna guadagnarsi da E quali anime? Angeli, dei. Ho visto la scia di cadaveri che... Cosa mai potrebbe... Di ben? Informazioni sui... Voci nel vento. E tu cosa ne sai? So che il primo assaggio è gratuito. Cosa desideri da questo umile addio per ora?